Allora, giusto proprio. Questo è, diciamo, proprio il classico esempio di una paziente ambulatoriale. Ho 54 anni, una pausa da 3 anni, nessuna terapia nota, da 12 mesi circa, riferisce solo il sudato, muove solo si alza stanca, si stanca facilmente durante il giorno, ha questo dolore, ha dei movimenti sia alle braccia sia alle gambe, e questo è causa frequenti di pesi, saltuariamente anche senso di strappo, come potete vedere. Dicevo, il dolore non è ben definibile, migra da una parte, da un'altra, a volte traduttivo, una scossa elettrica, un altro sintomo tipico di Milano, addirittura mentre mi vengo, non posso declinarlo in maniera troppo aggressiva, perché anche il contatto della testa con la punta mi dà fastidio. Oppure siamo arrivati al punto che mio figlio non può scherzare con me, non può abbracciarmi, non può stringermi e io sento dolore. Un altro sintomo abbastanza tipico per questa signora importata, ma quel giorno non faceva un lavoro, cioè si trattava sostanzialmente di una casalinga, eppure anche nelle mansioni, diciamo, nella gestione della giornata, lei risultava in certi momenti, si scordava quello che aveva cominciato di fare, cioè fare una cosa, poi dopo la riprendeva, magari dopo 2 ore, perché si scordava di muovere la figlia. Ecco, questa sensazione di nebbia proprio è anche questa abbastanza tipica dei pazienti psicoanalitici. Avevo una storia di colonialità, a volte l'albero completamente chiuso, a volte tendenza retoriche, e questo mal di testa, appunto, come detto, a morsa, che parte dalla base del collo e che stringe. Era già stato ovviamente valutato in ambito ortopedico, diagnosi di quattro osi, erbici orbitali, proposta di fisioterapia, niente, laser, fatto da ricicli più o meno autoprescritti, intramuscolo o per bocca, l'occhio praticamente preso quasi quotidianamente, sostanzialmente nessuna di queste cose ha dato nessun effetto, al limite un pochettino ogni tanto mi fa più la tachipirina che l'antinfiammatorio, anche questa è una risposta abbastanza critica. Valutandola dal punto di vista, diciamo così, della base del dolore, una base da lei definita molto alta, non è che tendono a calcare la mano, loro proprio la sentono così. Quindi diciamo non è infrequente in questi pazienti, forse anche più che di un artrito, trovare delle gas così elevate. E ripeto, non è una questione psichiatrica, è una questione che questi pazienti hanno una percezione del dolore alterata e spiccatissima, è una iperalgesia, una massa di. E andando a fare lo score 7,36 si ritrovava, diciamo, con un'energia bassissima, quasi al 30%, sfinimento funzionale. Quindi diciamo una percezione assolutamente mediocre del contesto di pensare. Questa è la risonanza magnetica come vedete, posso assicurare che questa è la risonanza magnetica normale, cioè non c'è assolutamente nulla, non c'è neanche l'ombra di protrusione né di freno di nervo discale. Ovviamente va fatto come sempre, se il paziente arriva, come vi ho detto, controllo gli accertamenti, quindi vengono fatto ripetutamente un'analisi di tipo cronologico, sempre sistematicamente negativa, e questo contribuiva ad amplificare quel senso di malato immaginario e quindi anche da parte del suo entourage familiare la sua sostanzialmente solitudine. La paziente aveva tutte le caratteristiche per fare diagnosi di pediatria. All'esame obiettivo presentava 15 sempre poi dispositivi sul giornale e dal punto di vista della. Ah no. Ah. Sì. Ok.
questa era la valutazione funzionale di cui abbiamo parlato, quindi adesso è la serie appunto con la funzione di tutti i conteggi relativi alla funzione fisica, la riflessione, la percezione di sé piuttosto mediocre, e la massa, appunto, come dicevo, a 10. E, per quanto riguarda questa è la risonanza, scusate, non parlavo senza vedere sul mondo, questa è la risonanza magnetica, sicuro che questa è la risonanza magnetica assolutamente negativa, e aveva tutto il suo corrente di esame, negativi, c'era una carenza di vitamina D, e questo effettivamente ricorre abbastanza frequentemente. Come d'altra parte, in generale, nel 50-60% della popolazione sana, anche più soprattutto delle nostre famiglie. Quindi, andando a fare sostanzialmente la valutazione, secondo quelli che sono i criteri, il criterio clinico, che ovviamente è stato dimensionato, c'era il problema stamattina, ma comunque resta un riferimento, c'erano quasi 15 delle point su 19. Ma poi la settimana era fatica, il riposo, diciamo, non ristoratore, i sintomi cognitivi, aveva mal di testa, aveva i crampi, il corpo irritato, insomma, la diagnosi era assolutamente inequivocabile. E andando a chiacchierare, quando gli dico sostanzialmente il paziente l'ha agganciato, parlando un pochettino, saltava fuori, poi uno potrebbe anche dire che difficoltà che ci abbiamo tutti, però alcune persone, diciamo, sono un po' più pesanti di altre, difficoltà lavorative, un rapporto di coppia, insomma, di comprensione non così soddisfacente, ovviamente qualche difficile con i figli, qualche problema anche con le persone attorno. E sono tutto, pensano che l'invento è una grossa sensazione di solitudine, volontà di lavorare di una cura. Però, come spesso succede, ha torto, ha ragione, non è il caso di criticare, però questo è sempre la... Io non voglio le medicine, sono un po' contrario alle medicine, vorrei qualcosa di naturale. E poi è assolutamente, quando o è possibile, quello che è possibile, giusto a secondare. Per cui io ho pensato di utilizzare, diciamo, una minima esperienza con la Life Plus, ce l'ho, l'avevo carnitina, il coenzima Q, la vitamina D, tutto per utilizzare la colorazione che ovviamente sullo stesso aspetto, unito poi ai effetti inocopo, diciamo al fettore muscolare, dare forza tramite la componente di crocetta, per regolarizzare il ritmo sottovello di questa paziente, la fosfatidina giustamente a dosaggi più che adeguati, e ho integrato poi un diciamo integratore a base di melatonina e di valeriana. In diciamo dopo la lunga chiacchierata convincente la paziente a intraprendere il più rapidamente possibile un percorso di tipo psicoterapico per cercare sostanzialmente di migliorare la sua relazione con il mondo esterno, affermandosi, ridendo la parte della colpa e allo stesso tempo neanche rabbiosamente, ma semplicemente facendo presente al diciamo, mondo circostante le sue giuste motivazioni. E quindi l'azione della diciamo antiossidante di monotropica del diciamo, Life Plus, unita all'azione regolarizzante del ritmo del ritmo del cortisolo da parte della vostra digestione contenuta nel cortex, questo è stato il fatto che l'ha detto che è appunto. Poi, alla prima analisi del mesi, la paziente sta migliorando meglio, insomma è liberato, diciamo, a volte anche solo 4 ore, ma l'importante è che siano 4 ore consecutive, e questo già riduceva un recupero migliore di stanchezza, la sensazione parestetica, il dolore di neuropatico sicuramente migliorata, una discreta concentrazione durante il giorno, un solo di intervallo, il colore, diciamo, quantomeno non aveva il colore, non c'erano problemi, e il miglioramento, grazie alla psicoterapia intrapresa, della sua relazionalità con il resto, soprattutto delle sue.
e che nella forza non c'è qua. Ora, questa è una situazione che è andata particolarmente bene. Ovviamente questo protocollo non è attivo utilizzo in diverse persone, bisogna chiaramente dire che va bene per le caratteristiche che rendono questa paziente particolarmente adatta ad un approccio di questo tipo, il fatto che fosse una diagnosi tutto sommato, perché non cerca poco, e che fosse una donna giovane, e quindi non aveva un vissuto di medicina, di medicalizzazione, e aveva ancora diciamo, una prospettiva psicologica di reattività notevole. Queste caratteristiche rendono, secondo me, la paziente più adatta a un trattamento di questo tipo. Un soggetto anziano, girato per una ventina d'anni per ambulatorio, preso di giovane per di diazepine a Mongoa, preso la psicofarmaca, eccetera, è difficilmente agganciabile. Questo non vuol dire che ci si debba trovare, però è, nella mia esperienza, difficile. Semmai, questo sono sicuramente tutto quello che è la psicoterapia, la cultura, la riflessologia, l'autotrasfusione del giorno, e quindi la medicina integrativa. Tutte queste possono servire ad aiutarla a svezzarla parzialmente della terapia, il che per queste pazienti a volte è una cruccio, cioè loro si sentono drogati, si sentono vittime e schiavi delle medicine che prendono, e conseguentemente passano la vita a tentare il togliere. Invece di concentrarsi sullo stare bene, si concentrano sul cercare di togliere le medicine. È un meccanismo psicologico un po' particolare, ma e quindi in questo la medicina integrativa può essere sicuramente di grande aiuto. E quindi diciamo questo è solo un esempio di un protocollo semplice, tutto sommato a costi contenuti, non esattamente di a costi contenuti, che soprattutto un paziente giovane che chiude appunto subito immediatamente la medicalizzazione può sicuramente aiutare. Ed effettivamente dal punto di vista poi funzionale, nel fare di scala devo dire come chiaro, può sembrare anche eccessivo il stavamo sottoterra e siamo a po', ma in questo tipo di fluttuazioni, in questa tipologia di paziente, non è così infrequente. Quando stanno bene sono talmente euforici per il fatto di essere privi di dolore o comunque di dolore sopportabile che subito i loro leggi saltano in aria. Perché loro sono abituati diciamo, a vivere con un'esperienza dolorosa e questo diciamo è un caso clinico esemplificativo. E per venire alla tua domanda di stamattina, una volta che il signore ha raggiunto questa cosa, deve prima posso andare in piscina, posso cominciare una quarta città, posso dirigere il lavoro di stretching, lavoro senza carico, ho proibito l'avanzato, sì. O deve dedicare anche stimolo, cose troppo forzate, come Zoom, insomma, cose che magari possono anche essere divertenti, ma che non erano ancora adeguate a distanze, ho suggerito yoga, tecniche di meditazione, esercizi di rilassamento, e anche eventualmente tutto quello che è il lavoro in acqua, la fisioterapia, il lavoro di massaggio, tutte queste cose si possono fare una cosa che in travezza, sicuramente ci saranno dei momenti in basso. Spazienza magari da due mesi torna che è successo qualcosa, stava andando in crisi nera, però quantomeno ha capito qual è il problema e quindi sa come lo deve gestire, sa che sarà un problema con cui a fasi dovrà interagire con tutto questo, diciamo così. Vi ringrazio. Grazie, ma devo andare a fare il palco. Grazie. Grazie.
un caso clinico, in questo caso forse un caso clinico che avrebbe detto in famiglia. Questa nonnina ha il suo marito, il suo demerito, il mio amico, ma medico di famiglia. Io sono normalmente sto in uno studio in campagna, quindi sono veramente medico di famiglia di tutta la famiglia. Quindi quando io dico la nonnina che cerca coccole, al lupo, è perché so perfettamente il ruolo di questa piccola signora che per avere tutti vicino da tempo si lamenta sempre, dolore all'anche, e oggi passi dopo il ginocchio. Allora è una situazione in cui noi tutti, me compresa, eravamo abituati a vederla, cioè di volta in volta fa dolore diverso, e quando mi viene uno si scorda di primo. Allora uno sa che ovviamente alla sua età, perché questa signora ha 83 anni, c'ha la artrosi, ce l'ha tutte, ok? C'ha delle medicine che gli fanno effetti collaterali e l'acqua tutto togliere. Quindi è chiaro che si deve aiutare la qualità di vita di una persona del genere, non si può pensare di guarirla e di farla saltare e far andare a fare il tubare. No. Allora, nulla da segnalare in caso straniere, perfezione moderata in terapia, cardiopatia con impianto di Pacemaker, due episodi di scompenso cardiaco recente, artrosi diffusa, insufficienza renale importante, anemia da insufficienza renale, quindi sta facendo una disoclinica per l'anemia. La terapia attuale sono saltati, c'è stata antagonisti per l'ipertensione, i piani perché se ne va nessuno, se danno una cardiaspirina, che danno anche il protettore del microma, così che lo chiamo. Allora, da qualche anno muore un po' depresso, negli ultimi mesi dolore ingravescente alla spalla, questa sintomatologia si aggiunge ad altri dolori, quindi è nella prima posizione di una persona che si lamenta sempre, oggi di una cosa, domani di un'altra. E assume, per i quali di condizione lei tende ad assumere panze di quale idea di effetti collaterali, cioè io, essendo medico di famiglia, non è che mi posso rifiutare di segnare il panze che gli ha segnato nel mese molto tempo nella pista, oppure che glielo dà in mano e lei ogni tanto se lo prende. Il problema della signora è che dopo un po' che lo prende, sente tutti gli effetti collaterali in questo modo, gli devo riusare la terapia intensiva, ha un problema gastrointestinale praticamente immediato, quando diventa diabetica non ne passa mai, la gastrite resistente a terapia antiacida che lei già fa, quindi la gastrite probabilmente nascerà da un'altra cosa, e insomma. Quindi questo sono io. Come possiamo fare per allevare i fiori? E poi, ma c'è la coccole, cioè questo nuovo ennesimo problema della spalla così importante, è per attirare di nuovo l'attenzione, perché ognuno quando si lamenta del ginocchio ormai già lo sappiamo e gli dicono, beh, senti il tuo ginocchio solido, oppure no. Allora io sono il medico delle piccole cose, facciamo una lastra. È la cosa più banale, visto che... Eccola qua. Ecco la risposta. Bilateralmente spazio sotto addominale, abolito, con risalita morale, neoarticolazione omero-addominale e una forte lesione massiva, inveterata, con l'inferno del gruppo. Irregolarità corticale, cervico, cefalico, neale, testa, dove i figli possono di cattura. Ingranata con l'interessamento da modellare a confermare la luce di quando. Ok, allora questa povera nonnina non si muove molto, evidentemente questa situazione ce l'ha da tempo e quando gli hanno dato il deambulatore per camminare, dove quindi lei deve fare più forza sulle spalle, è uscito fuori tutto il sintomo così importante, perché lei aveva un importante dermatite della spalla, tra l'altro, qui da una parte di una parte, però insomma era ovvio. Ovviamente inserisco cortisonici perché faccio le ampiamente fatte, mi avevano fatto male per una spalla che era il doppio, aveva poi una edema che scendeva sopra la scapola, quindi veramente aveva una cosa importante, e quindi provo a dargli dei cortisonici, mi consulto con un collega ortopedico, ovviamente che non arrivo in una piccola lista, perché certo non può fare ginnastica di indicatore, però per esempio l'utilizzo di questo tapping per aiutare il drenaggio, tutto questo tipo, questo sì, si poteva fare, eventualmente qualche fisioterapia, diciamo, con macchinari compatibili con la presenza del PESNEC, potevamo provare. Allora, il collega specialista a cui mando tutto, mi spiega che la soluzione sarebbe solo la protesi, 83 anni.
si può tentare un'infiltrazione locale, dice Gloria Colombo Schiaffine. Per il cito, lui era, lei aveva consultato un altro collega, gli aveva fatto tre infiltrazioni cortisonico e anestetico da una parte e da un'altra, peggiorando la situazione. Quindi ovviamente l'infiltrazione lei neanche la voleva accettare, non so come andrà a finire. Chiede la risonanza magnetica, non la può fare, io in alternativo chiedo la TAC, che noi stiamo ancora aspettando. Ovviamente il discorso è perché la chiedo, perché io penso che anche a 83 anni la diagnosi vada fatta. Poi, se l'unica possibilità è mettere una protesi, è possibile che si decida con lei, con i suoi familiari, di non fare nulla. Quindi io che cosa sono? Io che sono un medico di famiglia, devo aiutarla a vivere bene. Allora, intanto i cortisoni si danno subito esperto sull'edema, ma in breve ha problemi collaterali da cortisoni. Quindi io i cortisoni quelli ho potuto fare per prendere e poi piano piano scalare e togliere. Quindi come aiutare questa nonnina che evidentemente non c'è a posto? E qui, in molti casi, come succede, ovviamente pazienti anziani con i trattati, non è facile gestire una terapia in aggiunta. Una terapia fatta con farmaci su cortisonici possono dare effetti collaterali, li puoi utilizzare per brevi periodi, non risolvono il problema perché se la sua unica risoluzione è la protesi delle spalle, ovviamente posso pensare io di risolvere, per la prima linea non lo risolvo. Quindi cerco delle alternative e qui la signora è fortunata perché io ho tante in mano tanti prodotti cosiddetti erbette miracolose che io posso darle. Non è che la signora si aspetti il miracolo da me. La signora si aspetta di stare più meglio, come stava due mesi prima, perché abbiamo visto la lastra, questa cosa non è che è sorgenza recente. Magari la problematica è uscita fuori perché lei ha cominciato a utilizzare il deambulatore, spinta da tutti noi a camminare, perché se no non si muove più. Quindi, allora, qua ci sta l'archivio del diavolo, che come vi ho detto ha un effetto antinfiammatorio cromoplastico simile ai FANS. L'estratto secco è standardizzato di saccina, che fino a 120-240 mg di non ha effetti antinfiammatori senza avere effetti gastrolessivi. Quindi non dà gastrolessività, ma schiama, e veramente la scoperta degli acidi costerici è stata veramente un'ottima scoperta in tutte quelle patologie infiammatorie croniche. E poi c'è anche il circolimetano. L'MSR è un organo sicuro composto, un composto organico contenente zolfo, viene sintetizzato dal dimetilsulfossido, che è una molecola naturale che abbiamo noi, ma che anche si può prendere da alcuni alimenti. E pertanto per dire, ma a che ci serve lo zolfo? Qui vi ho messo dove c'è lo zolfo, e come vedete è fondamentale, per esempio, nel sistema di detossificazione del glutatione, nell'alfa lipoico, nel colibrima A, in alcuni ormoni come l'insulina, in alcuni lipidi complessi come il ricomposto del sistema nervoso, in alcune vitamine, ed è presente nella cartilagine articolare, cioè nei glutatori americani come la colibrima sono fatti della cartilagine. Quindi dare l'integrazione di una sostanza che offre lo zolfo vuol dire fare un sacco di belle cose. Ha proprietà antinfiammatorie, ci sono degli studi che dimostrano come abbassa di colonia di serie di TNF alfa e induce la cosmica, che risposta a singoli infiammatori. Come agisce sui macrofagi? Sappiamo che i macrofagi isolati hanno ormai un ruolo molto importante sull'infiammazione, e come agisce sulla riduzione dei sintomi e del danno delle articolazioni. Posso io a questa signora ripristinare la terapia dei dotatori? Purtroppo no, però io posso sicuramente ridurre, certo lei non andrà a fare tennis, ma passerà la palettina per tirare il sugo, però posso ridurre il suo dolore senza danni particolari. E anche sulla fatica muscolare, che vi abbiamo parlato, questa sostanza è molto importante. Il partenio
a tutti questi principi, quindi in una pianta abbiamo dei principi come biochimica molto diversi, che ne fa una pianta molto interessante, che ancora tutt'oggi non è molto studiata. Fondamentalmente si dice che inibisce la liberazione di sostanze endocrine vasoattive, azione spasmodica, calmante delle funzioni muscolari e addominali. Quindi il patello praticamente dato a questa signora rilassa i muscoli che ovviamente tendono a compensare. Non so, per esempio, lei gli abbiamo detto di stare con la spalla ferma e lei quando deve muovere il braccio fa così. Beh, è chiaro, è una cosa molto difficile da insegnare a non muovere questa spalla perché era super, super infiammata. E quindi ovvio che lei si complicano tutte le strutture muscolari del collo, del singolo spalla laterale. Quindi per proteggere la struttura io vi ho dato questo prodotto, che voi avete già visto, una bustina al giorno, e gli ho detto lo prendiamo per tanto tempo. Vedrai che bella verità. E poi gli ho dato questo prodotto, che è uno schiamante, poiché la sicurezza è esatto. Ok, questo una bustina al giorno per molto tempo, se è possibile per parecchio tempo. E questo prodotto invece su questo punto per avere una integrazione antinfiammatoria alternativa ai farmaci al cortisonico che lei non ha sopportato. Posso incominciare questa terapia e poi dare al bisogno per brevi periodi un FAS? Certo che sì. Cioè, questo è proprio un esempio di medicina integrata. Io lo rimando al paziente un prodotto che farà il suo lavoro di togliere quella componente infiammatoria e quindi di dolore. Glielo do all'inizio con due compresse al giorno e faccio almeno un mese. Vi dico che l'effetto antinfiammatorio l'ha avuto. Dopodiché non glielo tolgo. Posso permettermi di darglielo uno al giorno anche per un mese in più o anche a due mesi, perché non avrò gli effetti collaterali che avuto con il panse e con il cortisone. Grazie per l'attenzione. Presento un caso clinico relativo diciamo alla mia branca specialistica, io sono Torino, quindi spesso capita che il paziente arrivi con non riferiti, ora vedremo, semplicemente per un disturbo dell'ATM. Ovviamente disturbo dell'ATM è un termine diciamo generico che indica una serie di disturbi temporomandibolari in realtà causati da condizioni muscoloscheletriche o neuromuscolari che colpiscono l'articolazione temporomandibolare. Ovviamente non è solo l'articolazione stessa ad essere colpita, ma anche i muscoli masticatori, in termini di tensione contrattiva, e tutte le strutture associate, che sono tutte strutture molto vicine alla regione appunto dell'orecchio, del volto, del collo, e anche ovviamente dell'apparato dentale. Adesso vedremo pazienti che hanno disturbi da mente. Tipicamente sono multifattoriali questi disturbi, ma la maggior parte sono legati a, diciamo, dicevamo, a alterazioni dei legamenti, delle articolazioni stesse o lesioni interne alle stesse articolazioni. Anche l'ipermobilità articolare, spesso succede che il paziente abbia appunto un'articolazione particolarmente mobile, che non è un bene, nel senso che l'articolazione troppo mobile perde, diciamo, quelle caratteristiche di rigidità che sono richieste in determinati movimenti, come appunto lo sforzo masticatorio. I disturbi interni dell'articolazione del temporo mandibolare derivano proprio da un movimento alterato. Alterato o disturbato, come dicevamo prima, a livello della fossa gluteale.
o contro il disco articolare. Quindi i termini possono essere ipermobilità, possono essere disassiamento dell'articolazione, possono essere legati anche a fenomeni di contrazione eccessiva, lo vedremo, che avvengono appunto durante la masticazione o anche volontariamente durante il sonno. Quali sono, diciamo, qual è l'articolazione coinvolta e che caratteristiche ha? L'articolazione temporomandibolare è un'articolazione gestita dalla fibrocartilagine, dove le superfici ossee che si affrontano sono gestite dalla fibrocartilagine. Quindi il danno non è strettamente osseo, strettamente muscolare, strettamente ligamentoso, ma può appartenere a una delle tre componenti. Poi vedremo, ci può essere anche un risentimento di tipo neuronale legato appunto al passaggio del nervo di genere. Le cause del movimento alterato possono essere legate a macrotraumi, quindi diretti, come lesioni da flesso estensioni del collo, come il corpo di Stampucci, un movimento alterato del collo che si intercuote, una sorta di lesione da contraccolpo, che può causare dolore riferito, oppure microtraumi. I microtraumi sono legati proprio a dei appunto dei comportamenti parafunzionali, cioè l'articolazione non funziona più nella maniera corretta, ovviamente quasi sempre involontariamente. Il paziente che tende a serrare i denti, oppure una masticazione gengivale, o disturbi sistemici, come per esempio patologie preesistenti, come artriti reumatoidi, disturbi autoimmuni del tessuto connettivo, o anche una malocclusione acuta, potrebbero essere causa di un microtraumi. Ecco perché quando andiamo ad affrontare questo argomento dobbiamo valutare un po' tutto quello che fa parte, no, della biomeccanica dell'articolazione. Quali sono i sintomi principali? Dolore e rumore, se siamo fortunati, nel senso questi sono i sintomi più classici, sia durante la masticazione che durante la conversazione. Durante lo sbadiglio, per esempio, spesso accade che si senta un click. Il click in genere è tipico di una dislocazione del disco articolare, quindi dobbiamo pensare che in realtà il disturbo non sia proprio funzionale, ma sia diventato in realtà un disturbo anatomico, quindi patologico. La cefalea, che spesso il paziente localizza a livello delle tempie, la limitazione dell'apertura funzionale dell'articolazione, la tensione dei muscoli masticatori e non solo, perché spesso abbiamo una tensione riferita anche allo sterno pedomastoideo fino ai muscoli retrolucali e paravertebrali, perché il paziente, come diceva prima Damando, l'osteopata, si adatta in qualche modo a questa disfunzione, per cui assume una postura cervico-toracica particolare per limitare il dolore. Dolore, usura patologica dei denti o episodi di blocco acuto della mascella. In questo caso ovviamente è obbligatorio che il paziente si rivolga subito allo specialista, mentre i sintomi aspecifici riferiti possono essere il torcicollo, gli acufeni, le vertigini o i dolori cervicali. Anche un paziente che arriva con una semplice otalgia, un semplice mal d'orecchio, va valutato attentamente dal punto di vista dell'articolazione. Quali sono, diciamo, le terapie più indicate? In realtà la terapia può essere chirurgica o non chirurgica. È chiaro che in fase iniziale una terapia non chirurgica può prevedere un intervento di tipo medico, non solo medico specialistico, ma anche con la collaborazione dell'ognatologo, quindi che vada a correggere un'eventuale malocclusione funzionale e comportamentale. Quindi deve essere importante segnalare al paziente di evitare, per esempio, cibi gommosi o una dieta troppo liquida, come per una dieta a base di cibi molto duri, per non portare l'articolazione già in sofferenza, ovviamente, a un peggioramento. L'utilizzo di apparecchi tipo bike, creati su misura per il paziente, a seconda del trattamento che si guida. Pazienti che hanno soprattutto un dolore da carico, perché magari la notte hanno un bruxismo o tendono appunto a serrare, possono giovarsi dell'uso del bike. In genere, nell'arco di un mesetto hanno già dei miglioramenti simili. Ovviamente nel trattamento di disturbi più complessi dell'articolazione, quindi o quando c'è una malocclusione acuta, quindi c'è una completa lussazione di
una frattura manipolare oppure una lesione del glenoide importante di tipo reumatoso, può essere utile effettuare un'artrocentesi con lavaggio dell'articolazione e un'artroscopia esplorativa fino addirittura alla chirurgia a cielo aperto in casi più gravi. Quindi è una sorta di trattamento come quello che avviene per l'articolazione del ginocchio. Quali sono oggi, qual è stato il caso, uno dei casi, perché insomma ne vediamo tanti, questo è uno di quelli più caratteristici che mi ha portato qui oggi a inserirlo nella presentazione. Un paziente maschio di 35 anni, senza altre patologie di fondo, quindi non assumeva alcun farmaci, non fumatore, con la comparsa di dolore all'articolazione temporomandibolare sinistra in seguito alla masticazione di cibo duro. E successivamente è residuata una parestesia, in particolare lungo il decorso di rami geminali, una parestesia di tipo ortalgico, zigomatico e manipolare, che avrebbe potuto anche rimanere una forma aperta. Quindi dobbiamo ovviamente sempre distinguere la componente articolare da quella dall'interessamento neuronale, che a volte può essere solo un stiramento in seguito all'irrigidimento della contrattura muscolare, quindi può giovarsi della terapia di questa effettuata. I sintomi duravano da più di 2 mesi, il paziente non ha assunto farmaci e faceva un'attività fisica moderata. All'esame obiettivo il condilo era moderatamente dolente, il condilo sinistro, sia a riposo, quindi con l'articolazione in chiusura, in occlusione, che in apertura forzata. Il paziente veniva lamentava otalgia sinistra, quindi dallo stesso lato c'è un dolore dentro l'orecchio, in realtà a dispetto di un quadro macroscopico assolutamente normale. Non evidenti disassiamenti macroscopicamente valutabili, presenza di parestesia all'emivolto sinistro e dolori di tipo nevralgico, quindi alla pressione di trigger port trigeminale. Talvolta cefalea, quindi sintomo saltuario, non linfadenopatie associate di tipo infiammatorio. Che cosa abbiamo fatto? Allora, ovviamente il paziente è stato sottoposto in questo caso, poiché non c'erano certezze di lesione dell'articolazione, ma soltanto di una patologia infiammatoria, e ovviamente parestetica, quindi con un interessamento, uno stiramento probabilmente dei rami trigeminali, è stato sottoposto a una terapia associata con acido alfa lipoico e con la componente di cui parlava prima, che era a base di Posteria, Figlio del Diavolo, Partenio, Spirea ed MSM. Con una sequenza tale, quindi l'acido alfa lipoico, una compressa per 2 mesi, invece l'associazione 2 compresse al dito fanno dei passi per 30 giorni, a seguire una compressa al dito per altri 30 giorni. Quindi più o meno, come vedete, ho seguito lo stesso protocollo della dottoressa Mauro. Chiaramente il paziente è stato anche inviato a uno stomatognatologo per una valutazione dell'occlusione, che ha pensato bene di prescrivere al paziente confezionare il bacio notturno per una lieve malocclusione riscontrata, quindi le due arcate superiori e inferiori non erano completamente in asse sul piano orizzontale. Una valutazione osteopatica è stata consigliata chiaramente al paziente, un controllo a 3 mesi. Che cosa è successo? Il paziente, dopo il trattamento consigliato, quindi sia medico che osteopatico e ematologico, è stato sottoposto a controllo e ha avuto in realtà una completa scomparsa della sintomatologia dolorosa e anche delle parestesie nell'arco di un paio di mesi. Ovviamente è importante ricordare che in caso di persistenza della sintomatologia occorre approfondire per valutare se c'è una lesione micro-macroscopica dell'articolazione, carico appunto dei legamenti della parte osteoarticolare del glenoide o appunto della muscolatura, approfondire con una radiografia laterolaterale statica di marcia per capire cosa accade a riposo o in apertura,
dell'ATM e per eventuale risonanza appunto di individuare le sue dell'articolazione della capsula o la regione con il blocco della misura. Io ho finito. Andiamo avanti con il prossimo caso clinico della corretta. Hai esperienza di istituzioni dentro la cattura titolare che state possono generare facilitare la risposta? Ne ho sentito parlare, ma non ho esperienza diretta. Cioè, io ho vita, non ho, forse qualche problema. Ma tu parli di staminare. Parlo di oppure grasso autologo, oppure acido economico da lui non lo fa nessuno, io nemmeno, ripeto, forse qualche da me hanno cominciato a livello di spalla, di ginocchio, ATM ancora che io sappia. Allora, prima di iniziare con il caso clinico, chiedo a voi un secondo di ascolto. Mi sento qui in funzione di coordinatore degli studi clinici all'interno del nostro comitato scientifico. Ciascuna di noi ha preso una competenza particolare. Quest'anno, io da quest'anno coordinerò gli studi clinici su alcuni principi e prodotti che possano essere utilizzati all'interno di determinate patologie. Il primo studio clinico, quello che è già in corso, è sul Clomitron, per valutare gli effetti del mio titolo sulle altre sostanze sull'insulino resistenza. Già alcuni di voi hanno partecipato ai primi incontri, diciamo che poi questo inverno così pesante con il Covid ha creato un forte rallentamento. Vorremmo ripartire perché è molto importante per noi dare una validazione scientifica nostra, quello che altrimenti riferiamo attingendo a fonti di letteratura. Quando già nella clinica vediamo dei risultati eclatanti. Allora, la richiesta è se qualcuno di voi è interessato a partecipare o già ha iniziato a collaborare e si sono un pochino perse le fila, vi chiedo proprio scattamente di mettersi in contatto con me, avere un foglio su cui scrivere la mia mail, perché riprenderemo magari, comunque la mia mail è omeopatia@lucillaricottini.it, ripeto omeopatia@lucillaricottini.it. Mi mettete come ragione, come richiesta per lo studio cronico. Faremo un incontro magari per divertire un attimo i criteri di inclusione, dove vogliamo entrare. E sono invitati a partecipare anche i nutrizionisti che hanno molti casi e sono di buona volontà, perché alcuni tra noi medici collaboreranno magari nella prescrizione degli esami da fare, nel supervisionare quindi le risposte. Cioè è giusto che si collabori a tutto tondo, come lo mostriamo anche nella nostra modalità didattica. Come vedete, non siamo solo medici a trasmettere informazioni, perché si vede sempre più nel lavoro dell'equipe e quindi come tali dobbiamo crescere anche in ambito di ricerca. Per cui siete invitati, medici e nutrizionisti, chi già ha partecipato ad un andaggio di corso e chi invece desidera intervenire da questo momento in poi, di assegnarlo. Grazie. Ora cambio posto e vado. Allora, il caso che porto oggi è un caso che gli aggiungerò delle cose a voce, perché è stato un caso di grande soddisfazione, soprattutto anche di esemplificazione di come curando una cosa ne possono cambiare molte. Due parole giusto per ricollocarci, sappiamo cos'è il cortisolo, cosa serve, però per ricollocarci un attimo, l'ormone dello stress, perché sappiamo che la sua produzione aumenta in condizioni di stress psicofisico
severo. Io personalmente in questi giorni sto utilizzando il prodotto perché ho avuto molto bisogno. E questi casi sono esercizi fisici molto intensi e durati, interventi chirurgici, tra i motivi e il digiuno. L'intuito di digiuno, perché più volte abbiamo parlato di diete come quella chetogenica o il digiuno intermittente, che con promesse e limiti che hanno possono però creare o contribuire a situazioni di stress che quindi possono essere modulate nei loro effetti collaterali. Sappiamo come è la cascata dello stress, quali sono le vie attraverso le quali aumenta la produzione di cortisolo. Vi ricordo una cosa che noi sottovalutiamo, ma oggi abbiamo avuto una psicologa molto brava che ce l'ha ricordata. Lo stress è dato anche dai nostri pensieri. Nella nostra società uno degli innesti dello stress è il rimuginio e continuare a pensare, come sta accadendo adesso, con tante informazioni. E tristi, prima c'è stato il Covid, poi la guerra, sono due anni che noi siamo bombardati da informazioni stressogene. Stanno aumentando i suicidi tra i giovani e non più tardi di ieri sono venuta a sapere che una ragazza incinta, la figlia di una collega, in un momento bellissimo si è suicidata. C'è un momento in cui stanno accadendo delle cose inverosimili. Quindi teniamo presente che non è solo lo sport, è solo la fisica, ma sono i nostri stessi pensieri che ci creano stress. Modulare lo stress vuol dire anche riuscire a convertire il modo di pensare, perché se io esco fuori da un loop negativo, magari riesco anche mentalmente a pensare qualcosa di diverso, e il pensiero positivo, non a caso la mindfulness e tante tecniche di meditazione oggi sono preziose, possono aiutarmi ad uscire dallo stress. Siamo una sinergia, siamo corpo-mondo, quindi teniamo conto dell'influsso che abbiamo su di noi e di come il corpo può diventare resiliente e fare tutta riporto la curva cortisolemica sulle 24 ore perché ci ricorda che c'è un valore massimo al mattino e poi noi siamo nati con i ritmi solari. Quindi il cortisolo è nato nel corpo degli esseri umani, e lo sai che 160.000 anni fa, se andiamo ai primi omini, pensiamo da qualche anno questa curva si è strutturata, ci dovete dire quando alzarci e quando andare a letto. Quindi la prima informazione che noi diamo è che noi viviamo in un modo che naturalmente inteso quotidianamente interferisce sulla curva del cortisolo. Semplicemente da quando abbiamo inventato la luce elettrica siamo più produttivi, ma andiamo contro la nostra curva. Cominciare a fare sport la sera sicuramente è l'unico momento libero, ma andiamo a letto e non siamo pronti perché abbiamo rialzato la curva del cortisolo. Mangiare molta carne la sera dopo aver fatto sport fa salire il cortisolo. Quindi persone che hanno la curva normale ce ne sono pochissime. Quali sono i sintomi del cortisolo alto? Inibisce le sintesi proteiche iniziate già dal DNA. Aumenta la glicemia, lo sappiamo, no? Perché aumenta la gluconeogenesi ipatica, stimola la liberazione di progesterone. Ricordiamoci che molti valori di TSH leggermente elevati, che i primi omeopati dicevano ma è l'ipofisi anteriore che non funziona, io vengo in un altro modo. È l'infiammazione cronica che interferisce con la tessiolasi e quindi non viene letto, non viene convertito in T4, questo povero TSH tenta di stimolarlo, lì è interrotto un feedback. Quindi quando incontrate persone che apparentemente dice ma perché non è un vero ipotiroideo, però trovo un ipotiroidismo subclinico, pensiamo che può avere un problema con un cortisolo alto. Si riducono le difese immunitarie, aumenta la gittata cardiaca, lo stress, sono i sintomi dello stress, aumenta la ritenzione idrica, perché se è vero che in un'azione di attacco immediato produciamo adrenalina
che asciuga il cortisolo, invece, proprio per l'interferenza anche con la glicemia e con la creazione di uno stato di infiammazione persistente, porta a una perdita, a una direzione idrica con perdita di massa magra e l'ipogenesi, inoltre può essere una delle tante non evoluzioni. Quindi tante problematiche che noi troviamo anche in persone relativamente giovani possono essere riportate a un problema di cortisolo, perché vi ho mostrato la curva. Torneremo nel dettaglio, ma i laboratori, nella migliore delle ipotesi, vi fanno le analisi al mattino e nel primo pomeriggio, tra l'altro allora che dicono loro e neanche quella che vi chiedono. Vi è mai venuto in mente che quel primo cortisolo in realtà non è il primo cortisolo? La persona da quanto si dice? Si è lavata, si è vestita, ha litigato col marito per telefono, col figlio per farlo andare a scuola, ha preso l'autobus, la macchina e la fare la cortisolina. Secondo voi è il cortisolo del rispetto? Noi scoppiamo tutti le idee di cortisolo, per cui io da qualche anno mi sto approcciando al prelievo salivare, non perché gli siano sparici quelli del laboratorio, ma perché oggettivamente il cortisolo salivare si può fare comodamente nella situazione di vita reale, lo puoi fare su quattro prelievi durante la giornata, ti disegna la curva e sai variazioni, e nello stesso tempo il cortisolo salivare rappresenta la funzione, la frazione attiva. Io di solito non promuovo le cose che non credo, non è un problema serio. Se io ti promuovo le cose perché l'ho sperimentato. Per cui vi farò vedere il laboratorio con il quale lo faccio io, che poi è quello del professor Di Fede che conosciamo, mi ha fiducia, ci possono essere anche laboratori validi, ma il discorso ragioniamo su perché chiedere un laboratorio un cortisolo al laboratorio su due prelievi non è sufficiente e spesso è inefficiente. Quali sono i sintomi del cortisolo basso? Spesso il contrario, la disidratazione, la stenia, l'ipotensione, la sonnolenza, la debolezza muscolare, la perdita di peso, si perdono i limiti, il desiderio di bere, il desiderio di cibi salati, ipoglicemia. Chi di voi ha fatto omeopatia o chi ama il discorso costituzionale, che viene seguito comunque anche in antropologia culturale e anche in nell'antropometria che si utilizza quindi anche nelle idee, ci sono tipi che costituzionalmente, perché non hanno una buona, non sono buoni produttori di cortisolo, vivono scarichi. Se voi vedete longilinei asterici, sono così, infatti vi sono quelli che cercano il salato e fanno colazione salata. E oggi mi riferivo un po' alle caiotine, no? Però può diventare così se sei un tipo nato forte, grande produttore di cortisolo, ma a 50 anni ti sei scaricato, fai qualche anno notturno da 50 anni, fai qualche in ospedale, o fai, non so, sei sotto stress perché c'hai i genitori malati, quindi parti con il cortisolo valido e ti ritrovi nel tempo che ti sei scaricato. Quindi ci sono situazioni diverse, ci sono impronte quasi costituzionali e punti di arrivo. Spetta al medico riconoscere dai sintomi e dalla storia la possibilità che quel paziente abbia vissuto del cortisolo e quindi magari intervenire dopo averlo documentato. E si può regolare la selezione anche con l'alimentazione? Sono convinta che molti di voi lo sanno anche meglio di me, però faccio comunque un accenno rapido. Sappiamo che il digiuno protratto interferisce, a meno che non lo vogliamo utilizzare proprio come strumento di squilibrio che va a tirare delle risorse, cosa che si fa con il digiuno intermittente. Altrimenti sarebbe bene fare dei 5 pasti al giorno con questi tipi, la mattina si deve mangiare di più proprio perché dovremmo seguire un picco del cortisolo naturale. Stiamo attenti soprattutto per le persone che hanno insulino resistenza, non esagerare con gli spuntini e nello stesso tempo non saltarli del tutto. Quindi utilizziamo alimenti con altri che non abbiano un alto indice glicemico, evitare pasti troppo abbondanti, se no abbiamo l'ipoglicemia dell'alto e soprattutto sale con il cortisolo. Altra cosa, i cibi proteici allora vanno meglio, ma neanche quelli se sono in eccesso, perché anche quelli
fanno aumentare il cortisolo e quanto gli aminoacidi a livello epatico hanno quella funzione. Ricordiamoci poi che la NPC è il punto di incontro di più metabolismi, quindi tutti gli eccessi vanno alla fine, finiscono in gloria. Quindi, ripeto, a livello di intervento chirurgico alcuni schifi alimentari sono utili, ma nel quotidiano sarebbe bene ricordarci tutto questo. Quindi si può parlare di alimenti buoni e di alimenti cattivi, ve ne parlo perché nel caso che ho trattato il cibo, l'alimentazione ha giocato un ruolo importante oltre al fisico e all'integratore. E conosciamo tutti, no, quali sono quelli buoni e quelli cattivi. Il cortisolo e lo sport, vi ricordo che lo sport stimola la CPA e che addirittura sono stati fatti studi, siccome la mente è potente, in realtà l'attivo, siccome siamo tante volte, l'abbiamo visto, cioè ormai dagli studi sappiamo, se io decido di muovere il cortisolo mi avvicino al microfono, in realtà se qualcuno mi facesse una pelle, vedrebbe che si attivano le aree che controllano il movimento molto prima che io faccio il movimento, ma anche molto prima che io abbia pensato coscientemente di muovere il microfono, perché già il pensiero è un elaborato di informazioni preconscia, per cui quando il mio cervello dice ora muovo il microfono c'era qualcosa dentro di me che l'ha pensato. Perché questo? Perché in realtà la CPH sale molto prima che io comincio a fare sport. Se io già so che vado a fare sport, prima ancora che inizio a preparare la sacca, mi sto mettendo in posizione attiva. Per questo l'intenzione è fondamentale in tutte le pratiche di meditazione, perché l'intenzione è già un'azione. La nostra mente la registra, si programma e compirà l'azione. Scusate, oggi è stata una giornata psicosomatica, quindi inserisco anch'io. Inoltre, importanza di un sonno regolare. La mancanza di riposo è una condizione di grande stress, non a caso ho citato un paio, anche i medici, ma anche qualunque altra persona, ma qualunque mamma che ha bambini, cioè non viene conosciuto questo enorme stress. Poi, anche invertire i ritmi di urti crea patologia, non andare. Perché in realtà la nostra natura non è stabilita su quei ritmi e ci troviamo in una società che lavora a livelli diversi e abbiamo invertire i ritmi. Allora, date queste premesse, vado con il caso clinico. Vi porto il caso clinico di una ragazzina. È vero, io non vedo solo bambine, anche se sono specialista di pediatria, ma questo è un caso molto interessante. È arrivata la mia osservazione che questa bambina, 10 anni, 8 mesi, all'epoca era 1,43 m, 50 cm di età, peso 57,2 kg, 90-97 cm. È stata portata a visita per la gestione del sovrappeso che era cresciuto molto nell'ultimo anno. La bambina era molto ansiosa, si sudate, ho visto dei segni di onicofagia, ma anche di pellicine tirate, una vivacità, insomma, era evidentemente ansiosa. Come medici noi facciamo le analisi, ma anche i nutrizionisti le fate tutti, anzi fa l'analisi, abbiamo visto anche le teorie. Sindrome di Kawasaki a 3 anni, sindrome di Rey, somministrazione del fine, già ci fa capire che era un'anomalia della risposta immunitaria. Dai 4 anni, 7 anni, asma bronchiale su base allergica, il test positivo per l'alternare al tennis e proteine dell'uomo. Ripremetto che il test era tra una prima e una seconda classe, cioè era l'equivalente di un RAS tra prima e seconda classe. Riferisce allergia, ma questo non su base di prove, ma su base solo clinica, alla frutta secca e al pesce. Qui rimane sempre il dubbio se sia una vera allergia o un problema con l'istamina. In un soggetto ansioso ed emotivo, magari può essere anche un pesce mal conservato, quindi con l'istamina, no? Ne abbiamo parlato. Oppure un'ipersensibilità alla frutta secca, possono essere anche cibi liberatori di istamina,
che un soggetto allergico è un ipoallergico. Quindi mettiamola come un soggetto iperreattivo con un'immunità complessa. Andiamo a vedere una paterna deceduta di capacciale, il padre allergico alle carnagi, la madre diagnosi psichiatrica. Tra l'altro la madre è diventata mia paziente perché ha visto la figlia di Valeria. Io ho cercato di non perderla in tutti i modi, perché gestire una tribolare fase più è convinta che non c'è niente drammatico. Il paradosso, devo dire, emozionalmente tendo a utilizzare più strategie, io tendo più a essere, come si può dire, non so se mi mette in conflitto, anche se a volte mi metto più stetica, ma mi piace creare rapporto. Quindi quando non voglio un paziente ti metto rompiscato, e questi vostri problemi invece da andarsene si innamorano di più, devo cambiare strategia. Però è servito per contenere la madre, perché la madre ha visto l'impatto sulla figlia e vuole anche lei dimagrire. Questa mattina voi capite che ha una mamma bipolare, con un padre che andando a lavorare la lascia a casa con la mamma, senza babysitter, e negli ultimi tempi la mamma aveva avuto una terapia a suo dire eccessiva, per cui ha avuto una reazione catatonica, non si alzava più dal letto, non si vedeva più. Quindi la bambina ha dovuto fare il maternaggio alla propria madre. Quindi, situazione più stressante di questa, una ragazzina che si è trovata in questa situazione a 9 anni e mezzo, io l'ho vista a 10 anni e 8 mesi, sicuramente non è una situazione facile. Quando mi arriva a visita, ha il cortisolo alle 8 della norma, 10 mg di ciclo, io trovo una ragazzina con un'obesità viscerale. Voi sapete che sono state fatte le punte anche per la circonferenza addominale del bambino, perché il DNA non è assolutamente significativo, e quindi al di là di quel parametro del bambino sono molto più importanti scientifici. E lei si collocava oltre il 97° centimetro, cioè una circonferenza ombelicale che non è di rotta, di 96% di una mattina di 1,43 m, sapendo che nelle donne dove si passa 88, ci fa già capire che era molto l'altro. L'altra cosa è che presentava gipo locale e smagliature anche cosce. Io delle smagliature le trovo negli adolescenti in fase di crescita, sono di solito smagliature orizzontali per una crescita molto rapida. Queste erano classiche smagliature come la cortisolo. Apparentemente il cortisolo era mia. Io le ho mandato a fare la curva. E qui vediamo che in effetti quella del primo mattino è abbastanza normale. Non è certo a 10 il valore massimo. Abbiamo appena permesso che il bambino, per vedere, è andato dalla mano, che ha pure paura, non è detto che per cortisolo sia l'ultimo vaccino, ma guardate gli altri valori, scadono drammaticamente durante tutta la giornata. Ci significa che lei recupera un poco di sonno notturno, dopodiché fa il stress, è una ragazzina che mangia per compensare lo stress, come fanno tutte le persone. Inoltre, con quella circonferenza ombelicale, sicuramente ci sarà uno squilibrio del metabolismo degli zuccheri. A questo punto, qual è l'intervento terapeutico? In questa fascia di età sono quasi vietate le diete restrittive, in quanto nel mio master confusionato su disturbi del comportamento alimentare ho portato uno dei primi casi di anoressia, oggi sono aumentati, in età preadolescenziale. Già nel 2007 io avevo un caso che sviluppò anoressia a 9 anni, anoressia, sì, proprio mentale. Oggi sono aumentati i casi. Il primo indicatore di rischio è che le madri mettono a dieta i bambini, tanto che oggi si tende a evitare anche di essere allergici per questo motivo, perché se no, anche se nelle classi sono indispensati, ci si pone l'interrogativo che se il ragazzino comincia a avvertire nel cibo un pericolo,
Io poi, ripensando alla mia adolescenza, io a 16 anni leggevo libri di alimentazione, volevo imitare il bullo perché vedevo grassa e di pensare, mi sono finita in terapia omeopatica perché a me era problema. Col senno di poi io ho avuto un iniziale disturbo alimentare che me l'ha stoppato il professor Santini e poi io ho già dovuto facciare da seguire le regole, quindi ho cominciato a mangiare più regolare, però senza saperlo non si conoscevano le regole, erano 58, figurate che 16 anni abbiamo era, e io pensandoci col senno di poi ero, e infatti continuo a vedere cicciottella, mi dicono di no, io vedo cicciotto. Quindi se un ragazzino cominciamo a fare delle diete a questa età diventa un candidato al disturbo del comportamento alimentare, quindi va fatta un'alimentazione bilanciata. Io però nell'alimentazione sono andata a togliere le proteine energizzanti comunque all'inizio perché è comunque uno stimolo infiammatorio. Magari il soggetto non ha quella risposta di vomito, di diarrea o di carica, però se hai una risposta a un prick test che libera l'estamina, vuol dire che quando mangia quell'alimento avendo una cosa intestinale qualcosa accade, che c'è un rilascio di sostanze vasodilatatrici. E se già stai in uno stress cronico, qualunque altra richiesta di cortisolo non me la può aiutare. Per cui alimentazione bilanciata, con nemmeno leggera di prescrizione, abbiamo tolto giù, cercato di compensare con degli snack i momenti di richiesta in cui lei mangia semplicemente un piccolo controllo. Io ho applicato una terapia omeopatica di accontentazione di rana a modulare l'assi di e poi i probiotici che sono fondamentali sia per la modulazione delle vitamine, della sintesi delle vitamine, per ridurre il contatto tra la parete e i cicli che possono essere dei proinfiammatori e per modulare l'assi dello stesso. Ma sappiamo tutti le priorità questa sera. Inoltre vi ho consigliato un esercizio fisico molto moderato, una bella camminata, magari con il papà così si allontanava un pochino, perché devo dire, il padre aveva, quello che io ho capito, che il padre aveva un pochino consegnato la morte alla figlia e ora a distanza di alcuni anni il padre si sta separando, quindi in qualche modo, e per questo la terapia familiare è comunque una comprensione del problema, la figlia aveva avuto il compito di fare compagnia alla mamma e ti faceva compito. Quindi diventa una fonte di stress e non di stress. Comunque esercizio fisico, qui il padre ha aderito e un piccolo supporto psicologico che è stato più a livello di counseling, con la scusa di vedere come aiutarlo a studiare mentre le materie, insomma, dopo con il supporto di una psicologa counselor, esistono degli psicologi specialisti in counseling e per cui non intervengono con la una psicoterapia, però il loro intervento è un pochino di più di non, che non mi piacerà. E soprattutto l'integratore. L'integratore non l'ho messo subito perché per avere la risposta all'asse dello stress ci sono voluto una vaccinazione. Quindi sono partita con la terapia omeopatica con luce psicologica così e a detta del papà della bambina, quando abbiamo inserito il prodotto c'è stato un cambiamento miracoloso, sono le sue parole. E l'integratore contiene fosfatidilserina, rhodiola rosea, carnitina, pappa reale, potassio e magnesio idrolato. Allora, noi sappiamo che la fosfatidilserina è un potentissimo modulatore della CCA. E quindi ci serve per evitare che si raggiungano picchi troppo alti perché frena l'eccesso, l'altro della rhodiola rosea fa alzare, fa un riappetto della funziona un po' come un antimao, riduce il metabolismo della serotonina e della dopamina, quindi aumenta il circuito del benessere perché persistono di più queste sostanze. Vengono agevolati nel passare attraverso la barriera ematoencefalica, quindi migliorando il senso di benessere e riducendosi il picco di risposta allo stress,
Mano a mano si riequilibra il sistema. La carnitina è fondamentale per fornire energia e quindi pompare la matrice mitocondriale. La pappa reale è un antiastenico per eccellenza. Il magnesio controlla oltre 300 tappe enzimatiche anche nella sintesi dell'ATP, è fondamentale, quindi nel produrre energia, e se dobbiamo recuperare e riattivare il sistema che si è scaricato, da un lato devo mettere a riposo, ma dall'altro devo mettere in grado di recuperare energia. In una bambina, allora, questo integratore andrebbe dato un pochino prima del picco in basso o in alto, perché è un prodotto che riequilibra, non frena in senso stretto e non stimola. È proprio un prodotto completo che va a modulare la secrezione da parte della corteccia suprarenale e a ridurre la richiesta di cortisolo. Allora lo daremo prima del sicco in cui il cortisolo sfocia in eccesso o prima del momento in cui scende troppo. Allora, dato che Albertino era il momento in cui andava letto e erano basse tutte le altre fasce orarie, viene data mezza compressa di sangue di ragazzina, una tra le 10 e le 11, cioè prima che cominciasse a scendere all'ora di pranzo, e l'altra tra le 17 e le 18, prima che scendesse troppo in fascia serale. E il risultato l'ho apprezzato prima criticamente. Dopo 2 mesi e 10 giorni di cura, ripeto, non è stata fatta una dieta stretta, per cui anche la rieducazione alimentare, tra l'altro, la madre della ragazzina è un uomo, per cui da un lato ha collaborato perché ha imparato a fare dei piatti dolci, aromatizzati e compensati, ma dall'altro era quello che tirare sulla figlia, le faceva i zottini la sera, insomma, con gli scampi. Dopo 2 mesi, infatti lì aveva visto che era dopo 2 mesi e 10 giorni di cura c'era stata una riduzione ponderale, anche se eravamo sempre sotto il 90° centimetro, era cresciuta un po' in altezza, avevamo avuto una significativa perdita della circonferenza uveritale, aveva perso grasso addominale molto significativo e il ciclo vitale era praticamente scomparso. La curva del cortisolo a quel punto la ritrovo così. Normalizzati tutti i valori tranne quello della tarda mattinata, vabbè, la bambina andava a scuola, quindi c'era anche un sovraccarico, ma vedrete che nella gran parte della popolazione che noi possiamo considerare normale, sono quelli che hanno bisogno di recuperare un po', il crollo del cortisolo, i valori troppo bassi, li trovate in tardo mattino e tarda sera e devono essere perlomeno accettabili il primo mattino e il pomeriggio dopo il pasto e il riposo. Se di così sono troppo bassi, troppo alti, sempre è un allarme. Se sono troppo alti la sera deve diventare lo stesso un allarme, perché vuol dire che la persona va a letto infiammata, dormirà male, disturberà l'asse anche della melatonina, insomma, va a dare un'interferenza che crea una problematica cronica. E a distanza di altri 6 mesi, a quel punto col Cortix ho proseguito un altro film, è stato tutto 4 mesi di terapia a dosaggio che quasi di sostegno, e dopo questa seconda curva gliel'ho mantenuto solo una volta in tarda mattina tra le 10 e le 11, poi quello serale gliel'ho tolto, e dopo 6 mesi il controllo l'ho seguita con molta più regolarità, ma poi sto dando dei dati a medio e lungo termine. La ragazzina continuava a crescere sul 50° centimetro, 148 centimetri, il peso 49,4 kg e il giro ombelicale 81,5. Questo è un caso eclatante, la sto continuando a controllare perché il mio timore è che cominci ad avere problemi, perché adesso c'è già 2 mesi, oggi lei ne ha 12,5, questo non è un caso di adesso, si comincia a confrontare con le altre, si piace, non ha paura che parta un trip con il peso, però fino ad oggi si mantiene in un centile che è tra il 50 e il 75,
a volte si avvicina di più al 50, quindi è chiaro che ora non vuole ingrassare, ma... E lo considero un caso di sonno. Devo dire che il cortex, da che l'abbiamo capito, il giro scolpato, la ragazzina comincia a perdere giù sul giro umbilicale, cambia il mondo, insomma, è stato veramente un caso di latte. E più grosso perché la mamma, che vorrebbe venire a me, tra l'altro, essendo liberativa, voglio fare la dieta che cos'è, così mi hanno detto che la donna manco. Perché? Perché lei c'è una dieta di scuola, ma io non sono articolare, non è più, non stai niente, non so, faccio. Comunque, ho finito qui, ho finito il nostro caso, vi ringrazio per l'attenzione. Posso fare una domanda? Sì. Allora, io ho un caso di un ragazzo di 22 anni, associo a questa situazione qua il fatto che anche lui ha delle striature in verticale sulla pancia. Soggetto casa per sì, quindi è carbonico, mi è venuto in mente che potrei fargli fare il dosaggio del cortisolo. Fargli fare pure la glicemia pre post prandiale, non ha seguito la e poi il oddio, il colesterolo molto basso. Allora, il colesterolo molto basso fa il totale? Il totale. Come sono le LDL? Le LDL, beh, è tutto basso tendenzialmente. È strana questa cosa, perché diciamo di essere magari il basso totale, ma le LDL un pochino alte. Sì, rispetto all'HDL. Perché sono quelle poi infiammatorie. Allora, qui sicuramente l'insulino resistenza gioca secondo me un ruolo importante. Quindi va modulata quella, possono essere utili altri integratori. Il mio inositolo è molto utile perché salta, mi fa entrare il glucosio nelle cellule muscolari. In realtà questi soggetti sarebbero stati benissimo in epoca preistorica, perché l'insulino resistenza modulava il discorso dell'accumulo. Se stavano fermi, stavano consumavano, se si mettono in moto col movimento della coscia cominciano a metabolizzare di più senza stimolare anche in assenza. È un figlio, certo, quindi va fatto fare un movimento sicuramente modulato, la mattina resistenza e il cortisolo va sicuramente modulato perché l'insulino resistenza crea un'infrequenza con il cortisolo, se lo porta proprio dietro di rutina. Quindi è una cosa, è un soggetto che avrebbe drenato, secondo me lavorato sul metabolismo. Però quello è famoso per cui è nato. Però lì ha molta ragione i soggetti del genere dovrebbero comunque camminare almeno mezz'ora al giorno, perché se no in questo lungo poi dopo anche non chiede prima di giugno eccetera, però una cosa che ha puntualizzato io ci credo molto, ci possono essere due volte a settimana in cui fai qualcosa di più intensivo, ma ti devi muovere un po' tutti i giorni, i quadricipiti sono fondamentali. Quindi camminare, anche con un genitore oppure un cattivo, quello se no utilizzare il mio inositolo il cronico è un prodotto meraviglioso perché è completo, che è composto di tutti i fattori, e modulare ai fatti di drenaggi e la storia dei probiotici. Anche la vitamina D va, perché la vitamina D se passa in questi soggetti, negli asterici spesso è bassa, può dare un'interferenza. Con l'asse dello stress. Io tendenzialmente lo sento a 2000, 1000 per sì. Lei adozione. Con i giovani, quella di giovani. Grazie a te. Non so se scusa un'altra domanda. Insomma, domande? Grazie. Grazie a voi. Andiamo oggi con le chiavi? Sì. Una sola cosa, ma come le scrive le date complesse che non ci sono? No, perché avevo alzato la mano, volte sì. Non erano per me non erano dei pazienti che avessero già una situazione di specialista, incominciò la mente a vista da dove è andato.